Nuovo incendio ieri a Sassari nel quartiere di Ottava, dove è andato distrutto un capannone in disuso, in origine adibito alla conservazione del pesce, sotto sequestro dal 2016. Le fiamme si sono levate altissime verso le 15.45. I fumi hanno invaso anche l'ex strada 131, attigua al fabbricato che collega Sassari con Porto Torres. Immediato l'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco di Sassari che, dopo oltre un'ora di duro lavoro, verso le 17, sono riusciti a domare il vasto rogo che ha prodotto gravi danni alla struttura. Sul posto la polizia stradale e la polizia locale di Sassari per i rilievi del caso e per regolamentare il traffico, che ha subito rallentamenti per poi riprendere regolarmente dopo le 17. Sul posto anche una squadra dell'Enel che ha scollegato e tranciato un cavo elettrico che le fiamme avevano raggiunto, rendendolo pericoloso. Apprensione tra gli abitanti della zona, ma l'intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio. Si fa strada l'origine dolosa. Non è un qualcosa di casuale, poi non c'è nulla che può prendere fuoco da solo.